Lei è Alejandra Rodriguez, avvocata, vive in provincia di Buenos Aires ed è stata eletta Miss Argentina lo scorso 25 aprile. Fin qui tutto ok. Quando però si è venuta a sapere la sua data di nascita, la notizia ha preso tutt'altra piega. L'avvocata ha 60 anni e sarà lei che rappresenterà l'Argentina a Miss Universo. Le sue prime parole di gioia dopo la vittoria? Cambiano un paradigma. Ebbene sì, ha detto. Stiamo inaugurando un nuovo modello di donna, senza barriere né di età né di estetica. Così riusciremo a portare avanti altri valori. Felice Alejandra di essere stata la prima della sua generazione a sfondare la dura barriera dell'età. La sua partecipazione è stata possibile solo perché gli organizzatori di Miss Universo qualche tempo fa avevano deciso di eliminare il limite d'età, dando così l'opportunità di partecipare a una più vasta fascia di candidate. Certo, a guardarla non sembra proprio una sessantenne. La nuova reginetta ha rivelato quali siano i suoi segreti di bellezza. Nulla di così sconvolgente. Bruna, formosa, occhi blu, deve sicuramente dire grazie alla sua genetica, ma non trascura di mangiare bene, praticando il digiuno intermittente. Ovviamente non dimentica l'attività fisica. Ma in tanti, e non solo in Argentina, si domandano: è possibile che nel 2024 continuino ad esistere concorsi in cui centinaia di donne vengono valutate solo per il loro aspetto fisico? E perché questi concorsi non sono considerati totalmente anacronistici? Insomma, questa notizia è una buona notizia perché racconta altri standard di bellezza? Oppure la candidatura di Alejandra rappresenta l'ennesima offesa per una pratica che incredibilmente esiste ancora?